Il progetto Dante, nato a Ravenna nel 1995 con la prima lettura in Italia dell'intera Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti, giunto alla 17ª edizione, ha proposto ieri sera, per il primo degli appuntamenti annuali dedicati alla Divina Commedia nel mondo, una conversazione su Dante e la Divina Commedia nel 400. Al termine dell'incontro, dopo la lettura del 7° canto dell'Inferno in italiano e in latino, è stato consegnato il lauro dantesco ad honorem a Lanfranco Gualtieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Ave sacrale lettere, cominciò Pluto con la voce chiosa, e quel saggio gentile che tutto sente disse per confortarmi: non ti faccio la tua paura, che voler che ti abbia non ci farà scendere questa roccia. Fatta vena calma e voluta, posso quando passo un frangito, sic ceci ceci di terra non vera potenza, sic descendi in quarta malacca. Quale fu la fortuna di Dante della Divina Commedia nel 400? Beh, la fortuna di Dante nel 400 è dimostrata dagli innumerevoli manoscritti, sono diciamo più della metà della tradizione manoscritta della commedia è quattrocentesca, quindi questo dimostra l'enorme fortuna della commedia di Dante del 400, e questa fortuna è dimostrata anche dalla presenza di innumerevoli commenti e traduzioni. Abbiamo visto stasera traduzioni della commedia in varie lingue, non soltanto il latino ma anche in catalano, ad esempio, cioè il 400, al 400 risale la prima traduzione catalana della commedia. Quindi la commedia di Dante nel 400 ha una fortuna immensa, paragonabile, anzi forse anche più importante di quella trecentesca. Il latino fu fondamentale in tutto ciò? Beh, sì, il latino è fondamentale perché il latino è la lingua dei potenti, è la lingua dei letterati, era la lingua d'uso standard, la lingua veicolare dei chierici di allora, per cui il latino risulta l'unico modo per comunicare, un po' come l'inglese oggi. Leggere la Divina Commedia in latino, quanto è differente da leggerla invece nei versi volgari? Bisognerebbe leggerla innanzitutto in originale, quando magari ci rendiamo conto della difficoltà della leggerla nell'originale, possiamo renderci conto di come può essere il latino. Certo, dipende anche dal latino, ci può essere una traduzione latina fatta in esametri, allora chiaramente in quel caso occorre una competenza linguistica del latino un po' più complessa, no? Invece se appunto ci riferiamo alla traduzione di Serravalle, probabilmente serve anche una competenza minima di da quarto quinto ginnasio, per conoscere il latino di la traduzione, una traduzione latina della commedia. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.